Noi facciamo servizi di reception addetti alla sicurezza, addetti ad incendio, primo soccorso e antinfortunistica. Quindi è un lavoro di responsabilità. E con l'avvento del cambio appalto e la Sicuritalia, che è una cooperativa, ci ha proposto un contratto fiduciario, servizi fiduciari, che dimezza lo stipendio da 1200 che si tirava a 600 euro, più del 50% comunque, 612 euro, cioè una paga lorda all'ora 4,60 euro. Mentre Quindi, prima... mentre prima io percepivo 8,64 euro, quindi capisci che da 4,60 euro a 8,64 euro vuol dire il 50% in meno sullo stipendio. Questo comporta un vivere neanche da poveri, cercare di sopravvivere per la povertà, perché ci hanno ridotto proprio alla fame. Lo sciopero di oggi spero che valga qualcosa e che muova un po' la sensibilità delle persone a far sì, e l'intervento della banca a far sì che intervenga presso questa cooperativa in modo che faccia rispettare il capitolato, perché nel capitolato della banca c'è scritto che l'azienda che subentra o la cooperativa, chiunque esso sia, si assume l'onere e la responsabilità di dare il livello contrattuale e più il livello salariale è quello che era prima, cosa che non ha fatto la Coop Securitalia. Quindi noi chiediamo che vengano rispettati i contratti, quelli che avevamo prima, in modo che da dare una vita dignitosa a noi e ai nostri familiari.